Open Web TV, siamo a Nereto davanti al municipio e cominciamo a monitorare e a parlare dell'attività amministrativa della nuova amministrazione di Nereto presieduta dal sindaco Giuliano Di Flavio. Bene, c'è il primo provvedimento a meno di un mese dal risultato delle elezioni, il primo provvedimento specifico e sostanziale della nuova amministrazione di Nereto riguarda il campo Romeo Menti, dove erano già partiti da alcuni giorni i lavori di ristrutturazione che prevedevano un campo di calcio e anche una struttura legata al museo della radio. Ebbene, l'amministrazione di Flavio ha deciso di sospendere per 45 giorni i lavori per una serie di riconsiderazioni sul progetto stesso. Noi siamo andati a trovare il sindaco Giuliano Di Flavio e ci siamo fatti spiegare le ragioni e le motivazioni di questo provvedimento. L'ultima giunta che abbiamo fatto ha deliberato la sospensione dei lavori per 45 giorni della realizzazione dell'auditorium. Questa presa di posizione non è allarmante. La giunta ha deciso di ragionare sul progetto di realizzazione dell'auditorium a bocce ferme, non con i lavori che andavano avanti. Questo per due ordini di ragioni. Uno, perché siamo in attesa della restituzione di una relazione richiesta dall'amministrazione minora ad un ingegnere sulla funzionalità del lotto. Relazione molto importante per stabilire la congruità e la giustezza dell'iter amministrativo seguito per l'appalto dei lavori. Quindi ci è sembrato utile ed importante attendere il responso dell'ingegnere incaricato. Il secondo motivo di questa sospensione dei lavori riguarda proprio la possibilità di far sedere l'amministrazione e ragionare a bocce ferme, come ho detto prima, sulla possibilità di intervenire in via migliorativa sul progetto. La sospensione è stata concordata con l'impresa, con la direzione lavori, con il nostro ufficio, che ringrazio per la disponibilità che hanno dimostrato. A giorni tutta l'amministrazione si siederà proprio per vedere le possibilità di poter andare avanti con i lavori, sempre attendendo la relazione del tecnico incaricato, e se si può andare avanti, come rimodulare all'interno e se rimodulare all'interno il progetto. Questo ci è sembrato molto utile e importante farlo con i lavori che fossero fermi, proprio per non portare dei problemi alla successiva fase di mutazione del progetto. Quindi un ragionamento fatto dalla Giunta e dall'amministrazione intera di grossa responsabilità, i cittadini non si devono assolutamente allarmare. Allora, sindaco, con questa sospensione porterà ad una variazione economica in merito proprio al costo complessivo dell'opera? In parole povere, ci sono delle penali per sospendere i lavori per 45 giorni oppure no? No, assolutamente no, escludiamo completamente questa fattispecie. Ci siamo seduti proprio con l'impresa, con il direttore dei lavori, progettista e con l'ufficio tecnico per valutare questa possibilità. Noi abbiamo sempre detto che ogni nostra azione, decisioni sul campo sportivo Menti non deve portare a contenziosi e non deve gravare sulle spalle dell'amministrazione e dei cittadini. La sospensione è prevista, l'abbiamo fatta secondo le norme di legge che regolano gli appalti dei lavori pubblici. La ditta si è detta disponibile, sarà un tempo che loro potranno recuperare al termine dei lavori, per cui avranno lo stesso tempo a disposizione per la realizzazione del progetto. Quindi tutto viene fatto a norma di legge, tutto viene fatto in maniera molto razionale e sicura, i cittadini tutti quanti possono essere tranquilli. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando in maniera intelligente per dare un progetto che sia migliore e che sia soprattutto vicino alle esigenze dei cittadini neretesi. Nereto, Luigi Prosperi, Open Web TV.